Amici del basket, buon pomeriggio, più cordiali saluti vi giungono in diretta dal Palasport Extra di Arezzo, dove tra qualche istante per il 20° turno di campionato scenderanno in campo alla destra dei vostri teleschermi in canonica maglia bianca Marantola Amesba contro la Sesa Bianco-Rosso Empoli. Dicevamo due formazioni per diametralmente motivazioni opposte, la formazione aretina per cercare la qualificazione ormai sicuramente conquistata da tempo, ma deve, dopo due sconfitte cocenti con il Costone Siena, l'ultima poi in casa con il Prato, ritornare prontamente alla vittoria. Mentre la formazione di Empoli è una formazione che viene da due vittorie consecutive con le formazioni del Costone Siena. Tapin ancora in è Raul Giommetti che fa valere la sua stazza atletica e va sotto mano Kirlissa. Matteo Cutini sguscia in mezzo a tre avversari e poi la mette dentro. Matteo Cutini parte molto bene il ciclone aretino, il ciclone amaranto, ma vediamo il quintetto base schierato dalla Mesba: 8 Cutini, 9 Kirlisse, 34 Castelli, 40 Giommetti, 55 Carlino Provenza. Mentre la formazione della Sesa Empoli parte con Falchi, Palaschi numero 3, Balducci numero 6, Capitan Malventi numero 7, Ghizzani 15, Mugnaini 32. Va in attacco la formazione biancorossa empolese, palle rivolte al canestro, cerca la tripla dalla lunga distanza, la mette dentro. Vediamo il quintetto di base, è il numero 7 Malventi, numero 3 Falaschi, Balducci, Ghizzani e Mugnaini, l'abbiamo già detto, ma vediamo. Claudio Castelli cerca di coprire la sua zona di competenza andando a chiudere Capitan Malventi, va alto il pallone superato e gli ha costretto a retrocedere dal numero 32, il pallone che si infrange sul semicerchio, l'elegante Kirlisse, la sua falcata veramente leggera come una gazzella. Lo zar lituano Kirlis, vediamo Volancello a prendere il pallone, trova in coccia sul, ottimo questo gesto, e va il numero 6 Balducci, e il numero 15 Ghizzani, mentre va in attacco la formazione in maglia rossa con la corsia di sinistra con Capitan Malventi. Reverse, ottimo reverse di Malventi. Dopo la tripla arriva anche la doppia, 7 a 5 per la formazione ospite. Vediamo, ottimo Matteo Cutini, manda fuori i giri il diretto avversario e la mette dentro ancora una volta Matteo. Partenza entusiasmante del nostro atleta, il nostro ciclone, che lo score delle sue prestazioni dello scorso anno lo mette in seconda posizione come top score del campionato di Serie C. Matteo Cutini con 447 punti, 17-2, l'ala forte della nostra formazione che dalle giovanili non ha mai perso una partita, un incontro per la propria città. Ottimo, si gira molto bene Kirlisse, grande eleganza Kirlisse, grande spettacolo qui al Palasport Mario D'Agata di Arezzo con il mancino. Vediamo, è stato Raul Giommetti a cercare di ostacolare l'avversario, ma Giommetti contro il portatore di palla, si libera, lo disturba, ma la mette dentro il numero 3 Falaschi va punto a punto con questo bel Carlino Provenzal. Ottimo gesto, vediamo Kirlisse servito a dovere ancora una volta da Raul Giommetti, questa sua assist veramente importante nel
nella zona pitturata dell'Empoli. Vediamo ancora ostacolato ai limiti della regolarità da Raul Giommetti il pallone che il numero 3 Falaschi non va, tentativo di ancora, cercano Raul, vediamo il Castello, Castelli, Claudio Castelli, ispiratissimo il capitano di lungo corso Claudio, dopo la il tiro da 2 ha messo a canestro anche il tiro da 3 e vediamo ora sull'elemento più pericoloso, il numero 7, non va questo tiro velleitario del numero 15 Ghizzani. Ghizzani è costretto, Claudio, ma costringe lui stesso il numero 32 a cedere il pallone questa volta, velleitario il tiro di Claudio Castelli che termina abbondantemente, scavalca, vediamo, lotta dura, lotta serrata fra Claudio Castelli e il numero 15 Ghizzani. Vediamo, e chiaramente la tocca la lineetta, ha commesso fallo, era, vediamo il commento del nostro vicino di banco. Allora un fallo netto? Sì, decisamente sì. Mi dicono di sì, quindi accetto di buon grado questa decisione arbitrale, per cui questo fallo in favore della formazione in maglia rossa del bianco-rosso Empoli ritorna prontamente in campo e con l'applauso fanno Lorenzo Dolpi, il neo arrivo, colui che vediamo una, non va, a rimbalzo Tappin, cerca Raul Giommetti, si fa, spunge il pallone, recupera prontamente da Matteo Cutini, grande sopra la testa di Kirlis, questa volta non va, a rimbalzo, vediamo Carlino Provenzal, fallo antisportivo del numero 32 che si lamenta, Mugnaini si lamenta nei confronti del secondo arbitro Panicucci Lorenzo. Panicucci Lorenzo di Ponzacco Pisa, mentre il primo arbitro Marabotta Francesco di Piombino, con va il primo, tutti e due, Carlino Provenzal con perfetta precisione balistica, Carlino Provenzal mette a canestro i due tiri liberi, trasformazione impeccabile, ancora va a ricevere Carlino Provenzal, sta veramente aumentando di intensità la sua performance, vediamo nel Kirlisse, ancora elegantissimo Matteo Cutini, è ostacolato ai limiti della regolarità e con grande sportività, grande fair play, come abbiamo sempre detto, è uno sport questo dove il rispetto dell'avversario, ancorché il contatto fisico sempre costante, ma il rispetto dell'avversario è sacro, come quello nei confronti della condizione arbitrale. Non abbiamo ricordanze di recenti inconvenienti, recenti incidenti nel campo, nel mondo della pallacanestro qui a Retina. Corto questo tiro di Capitan Malventi che ha chiesto troppo, 16-9 per ora il vantaggio aumentato in questa fase di gioco sia per la tripla di Castelli che per le Kirlis, e sfugge a Lorenzo Dolpi nonostante il volo plastico che ha cercato di recuperare il pallone in un momento particolarmente intenso di gioco. Si va per linee orizzontali, cerca della lunga distanza, non va, tocca improvvidamente il pallone Ghizzani. Ghizzani è una vecchia conoscenza della nostra palestra, mentre avanza lentamente Kirlis, aumenta l'intensità, aumenta la velocità, cambio di velocità, ancora una prodezza di Kirlis che ha preso in contropiede tutta la difesa che pensava in mezzo a due, vediamo una difesa ostinata dei nostri ragazzi, ha cercato, non sappiamo se è Lorenzo Dolpi, ha segnato il primo fallo, secondo fallo di squadra,
è sul numero 3 Falaschi, lo porta alla lunetta con questi due tiri liberi che il primo arbitro Marabotto Francesco gli assegna. Non va in precisione, dicevamo, la posizione delle due formazioni. Va il secondo, un errore di Falaschi, diciamo. L'Amesba è sesta, 22 punti, ma ci sono ben 4 squadre nel giro di 2 punti per dare ancora incertezza a questo finale di campionato quando mancano 6 partite al termine e dove già da tempo la formazione di Omar Serravalli ha conquistato la permanenza, la presenza nella quinta. Vediamo ancora, è una volta questa, sfugge la sfera a Raul Giommetti, torna sui suoi passi Balducci, retrocede da dietro al numero 3 Falaschi, pallone che realizza mentre ce n'è richiesto un time out dal coach della formazione locale di Omar Serravalli. 18-12, dopo un vantaggio di 7 lunghezze, è sceso di soltanto un punto, 18-12, ma una partenza positiva per i nostri ragazzi che hanno messo in evidenza una difesa guardinga, serrata, anche se la precisione balistica degli avversari non è eccelsa, e lo vediamo dopo dagli score che Federico Fracassi ci consegnerà. Ma abbiamo visto una difesa veramente possente, la nostra, che ha evitato l'avvicinarsi nella zona pitturato degli avversari, dove Malventi, Falaschi e Balducci hanno cercato penetrazioni importanti. Si riparte dopo il minuto tecnico di sospensione, ha visto forse in difficoltà qualche elemento il nostro coach e ha cercato qualche correttivo per riprendere il cammino a 2 minuti e 30 al termine del primo quarto, con supera in velocità e va fino dentro con questa penetrazione, poi torna indietro, carica il sinistro giù, e va Mancino, carica il suo Mancino possente, il ciclone aretino. 2 minuti al tempo, vediamo se aiuta con il braccio sinistro Balducci. Balducci entra dentro e poi terzo tempo, la mette dentro con una bella elevazione, e Giulio Bianchi che va a segnare. Raul Giommetti questa volta sul piede e non va. Giommetti a partenza non positiva. Giommetti è chiaramente come il portiere, come il giocatore di calcio che sbaglia il primo intervento, generalmente il morale a pezzi, e allora inizia la... Noi ci auguriamo che Raul Giommetti, la sua carica, il suo agonismo, la sua reattività ha sempre dato, non soltanto in attacco, in fase offensiva, ma particolarmente in quella difensiva, il massimo di se stesso, per cui è importante la realizzazione. È imponente questo tiro, numero 28 Landi, da 2, ma abbiamo visto il giro che ha dato la rotazione del pallone, che battendo, ottimo questo servizio, dai, scambio con Lorenzo, Matteo Cutini, palleggio alto, contratto dal... vediamo con il sinistro, leggero, ostacolato, ottimo questo intervento di Raul Giommetti. Raul Giommetti da Gramaccia, Samuele Gramaccia, serve molto bene Lorenzo Dolfi, è un bellissimo Lorenzo Dolfi, la mette dentro, 22-16, 34 secondi. 6 punti di vantaggio della formazione aretina in questa fase, in questo primo quarto. Si aiuta, ostacolato ai limiti della regolarità ancora una volta Raul Giommetti. Vediamo, anche se Raul non segna sotto
canestro punti importanti, ma impedisce agli avversari di la segnatura, quindi il suo gioco difensivo. Ottimo primo intervento, primo di prima intenzione, la mette questa volta Matteo e va sulla sirena. Questo tiro velletario di Raul Giommetti termina il primo dei quattro tempi, 22-16 vantaggio per la nostra formazione. Partenza più che positiva dei nostri ragazzi, che hanno trovato nel baluardo difensivo la cosa migliore per cercare di portare a termine questo turno e riavvicinarsi praticamente nei piani apicali della classifica generale, per trovare una posizione più positiva nella griglia di partenza per i playoff. Con il pallone al direttore di gara Panicucci Lorenzo, Samuele Gramaccia lascia a Giulio Bianchi il pallone, che viene lanciato in posizione offensiva dei nostri ragazzi, sotto mano da Lorenzo per Matteo Cutini. Si appoggia l'avversario, ma è stato l'atleta in maglia rossa, il Pelucchini, che si è ostacolato un nostro atleta, e quindi sarà non soltanto la realizzazione di Matteo, che comincia a avvicinarsi alla doppia cifra dopo poco più di 10 minuti di gioco. Doppia cifra 25-16, ed ora aumenta il vantaggio. Va in attacco, vediamo come Gramaccia ostacoli, cerca da lunga distanza il ottimo raggio, mette ancora una presa ferrea e poi va in attacco con sottomano, questa volta non è preciso, Samuele Gramaccia da incipita questa azione di attacco. Giulio Bianchi commette fallo sul portatore di palla, su Landi, e viene sanzionato. Vediamo grande fair play, ancora una volta lo ribadiamo per dimostrare che nello sport deve vincere prima di tutto la cortesia, il rispetto dell'avversario, poi il risultato. Viene molto prima il pallone con il piede, è il numero 3 che ha preso con la punta del piede il pallone, e Malcuori è rimessa dal fondo, si incarica della rimessa a Kirlis, che unitamente a Lorenzo Dolfi lascia. Lorenzo, va Kirlis con il palleggio alto, da sulla corsia di destra per Giulio Bianchi. Enzo Dolfi sotto mano, ancora questa volta finta il passaggio, e poi e la mette dentro Lorenzo Dolfi, in acrobazia, veramente un arresto impensabile di questo atleta valdarnese. Non va, rimbalza, la meglio Samuele Gramaccia, passa Kirlis, finta, commette fallo nei suoi confronti il numero 7 Capitan Malventi, chiaramente oggetto di Kirlis, mentre il coach Simone Brotini chiama un time out tecnico per cercare di recuperare energie mentali e fisiche ai propri ragazzi che ha a disposizione. La lista consegnata ai due direttori di gara, Marabotto Francesco e Panicucci Lorenzo, con l'osservatore Battista Vitaliani di Firenze, numero 3 Falaschi, 4 Gallicani, 5 Malcuori, 6 Balducci, Capitan 7 Malventi, 11 Walter Bart, 12 Pelucchini, 15 Ghizzani, 19 Berti, 28 Landi, 32 Mugnaini, 39 Calugi. Simone Frottini è il coach, coadiuvato dal secondo Manuel Carmignani, Stefano Esani. Mentre la formazione aretina dispone del numero 3 Baracchi, 5 Dolfi, 8 Cutini, 9 Kirlis, 10 Gramaccia, 11 Bichi, 15 Fascetto, 18 Bianchi, 34 Castelli, 40 Giommetti, 55 Provenza, Carlo, 91 Vannini.
Omar Serravalli e il coach coadiuvato da Mirko Pasquinuzzi, Stefano Liberto, secondo assistente, Simone Maracini, fisioterapista, Ruggero Caroti, dirigente addetto all'arbitro. Non va il tentativo tap-in, in decisione arbitrale, dà il assegna alla Sesa di Empoli, la rimessa dal fondo, 27-16 il vantaggio, va arresto e tiro di Malcuori, non va il tentativo in due sul pallone. Edolfi Lorenzo che dà a Kirlis, la lunga distanza, la mette dentro, la sua mattonella comincia a essere decentrata guardando il tabellone, 2 metri sulla destra, quindi una 30-16, sono punti questi che chiaramente va dentro il numero 5, ma è fuori, 30-18. Ancora ha chiesto troppo ai propri mezzi, deve assolutamente tornare alla vittoria la formazione aretina. Grande spettacolo qui ad Arezzo nelle ultime 5 partite, con 5, dall'ingresso, dal ritorno dal 12 di dicembre, rientro di nuovo allenatore, 5 vittorie, e ha strattonato irregolarmente Malcuori, Kirlis, Laurinas, lo zar lituano ha portato un vento di tecnica e di personalità questa disciplina sportiva. Kirlis, eleganza nei movimenti e precisione balistica nei suoi tiri dalla lunga distanza. Ecco Kirlis, vediamo, sembra che voglia giocare con il pallone, con il suo elegante, la sua elegante andatura. Questa volta non ce la fa, tentativo 5 sotto canestro, alla meglio Carlino Provenza, esce con il pallone e con il destro che allarga sulla corsia, manda Lorenzo Dolfi e gira tutto il ferro e poi termina out questo tiro che meritava miglior fortuna. Fraseggio elegante degli avversari con Dolfi che recupera il pallone per Carlino Provenza nella veste di play, va sulla corsia di sinistra, vediamo il movimento elegante di Kirlis, supera l'avversario e poi dà la domanda fuori il pallone era terminato nella corsia nostra, quindi anche Rao Giommetti dopo 10-14 minuti effettivi di gioco ha realizzato i suoi primi punti, ma sicuramente è il numero 7 che realizza il movimento, perde il pallone Carlino Provenza, fallo, è Carlino Provenza che è stato sanzionato, aveva perso il pallone e per cercare di recuperare ha commesso fallo che il primo arbitro Marabotto Francesco ha punito con 2 tiri liberi, cerca spiegazioni Carlino Provenza, ma irremovibile il nostro Marabotto Francesco, consegna il primo dei 2 tiri a Gallica, al numero 6, scusate, Balducci, non va il secondo. Rimessa per la formazione in maglia rossa, Eberti che lascia a Balducci in mezzo a 2, e questa volta sbaglia clamorosamente, non gli riesce il pallone va a prendere un pallone impossibile e poi recupera molto bene Lorenzo Dolfi, chiama il compagno di gioco, vediamo gli schemi di questi due, ancora va fino in fondo questa sua presentazione, non trova la realizzazione
e viene avanti in questo bel contropiede, si distende tutta la formazione maglia bianco-rossa dell'Empoli, cerca e va in alto, il pallone non va, in due sul pallone, out, e Carlino Provenza che tocca improvvidamente il pallone con le ultime falangi della mano destra e termina per la rimessa in gioco della formazione empolese. Ancora una volta vediamo, è il numero 5 che è stato Malcuori, è stato segnalato per regolare il suo comportamento, va a chiedere spiegazioni al secondo arbitro Lorenzo Panicucci. È il metronomo Carlino Provenzal in veste di play in assenza di Giulio Bianchi. Raul Giommetti fa girare il pallone orizzontalmente, va in kirlis, blocco in attacco di Matteo Cutini. Pick and roll, cerca ancora Matteo Cutini, cerca il suo lato, il sinistro, e va Cutini, 11 punti, doppia cifra. Il primo atleta dell'incontro che è già andato in doppia cifra dopo oltre 16 minuti di gioco. Dicevamo una commesso fallo in questa circostanza eccessivamente aggressivo. Matteo Cutini chiama la sostituzione, esce il numero 5, il lungo Malcuori. E va il numero 15, scodella a canestro Ghizzani, la realizzazione 34-25, 9 punti di vantaggio per i nostri ragazzi. E Carlino Provenza subisce fallo, si porta a canestro per la trasformazione, 5 falli di squadra della formazione empolese della Sesa, mentre esce capitan Malventi rilevato da ci sembra Mugnaini. Va Carlino Provenzal, precisione balistica impeccabile di Carlino, già 2 realizzazioni e 2-4, quindi 100% di realizzazione dai tiri liberi per Carlino Provenza, un fondamentale importante, le imprecisioni di questo fondamentale ci hanno spesso condannato con risultati con percentuali veramente irrisorie, ma nelle ultime partite la formazione aretina dell'Amesba chiaramente ha limato anche su questo fondamentale cercando la perfezione più possibile. Va in avanti Balducci cerca una Giulio Bianchi, non va questa volta Kirlis da sotto canestro, Matteo Cutini, il ciclone posizionato al punto giusto nel momento giusto, il rimbalzo lo favorisce, Giulio questa volta è stato scavalcato, cerca, è stato strattonato regolarmente Falaschi, sarà rimessa in gioco 38-25, aumenta il vantaggio 38-25, 13 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa quando mancano 2 minuti circa alla chiusura del secondo periodo. Ancora rimbalzo da 3, soltanto Malventi ha iniziato il suo primo tiro con la massima realizzazione dalla massima distanza. Palleggio di Carlino Provenza che manda vuoto e non va, ancora tentativo non riuscito di Carlino Provenza che comunque ha portato i suoi 6 punti alla propria formazione in questi primi 18 minuti di gioco. Finta
poi restituisce a Balducci il pallone, Balducci va sulla sinistra, restituisce a Ghizzani il pallone che esce, Matteo Cutini in fase difensiva, ottimo questo disimpegno di Bianchi, di Giulio Bianchi. Ciao Giommetti, cerca, non va il tentativo di Raul Giommetti, nonostante abbia sbilanciato praticamente l'avversario, il diretto avversario. Lunga distanza, ottima questa realizzazione di Falaschi da 3, 38-25. Vediamo un attimo di attenzione, qualche sbandamento nella difesa e qualcheduno comincia a lamentarsi sul comportamento arbitrale. Chiaramente il gioco è talmente veloce che anche se in due arbitri, chiaramente in categorie superiori addirittura sono tre gli arbitri a disposizione della partita, ma c'è sempre c'è la velocità, c'è la sovrapposizione di atleti che impediscono la diretta visuale dei giocatori in campo, che in frazioni di secondo la decisione da prendere rimane spesso difficoltosa e non sempre è intenzionale. Chiaramente gli arbitri non hanno la minima intenzione di sbagliare, o quantomeno di sbagliare il meno possibile. A volte ci sono delle impossibilità reali di gioco che impediscono la perfezione. Ottimo scambio di Carlino Provenzal, aspetta il 24 secondi a disposizione, allunga, cerca dalla lunga distanza e va Lorenzo Dolfi, magico Lorenzo Dolfi, colpisce il Cobra. In avanti, e questa volta Maglia si getta nella lotta, va per le terre Dolfi in questa circostanza. Il numero 15 Ghizzani cerca, non va a rimbalzo, Carlino Provenzal, ha toccato Enrico, il numero 13 che ha commesso fallo, il numero 15 ci sembra. È il numero 9, ci dice il nostro consulente, 19, il nostro consulente che siede accanto, che ci illumina la nostra posizione. 41-28, va alla trasformazione Carlino Provenzal. E va Carlino Provenzal, 5 su 5. 6 su 6, dicevamo, precisione balistica ineccepibile, senza aver toccato minimamente il ferro, Carlino Provenzal ha depositato a canestro i 6 tiri liberi. 43-28, ed ora si fa più pesante il vantaggio, mentre vediamo come si ostacola a lunga distanza, va, sale in alto, in cielo a prendere il pallone Lorenzo Dolfi. Arrivata alla corte del presidente, vediamo il comportamento non eccessivamente ortodosso dell'atleta il numero 32 Mugnaini, e non va sulla sirena. Claudio Castelli sul 34, sul 24 secondo riparte dopo aver toccato, vediamo come il numero 32 addirittura si avvinghia. Prima con Carlino Provenzal, poi con Raul Giommetti, non ci sembra dal punto di vista stilistico un bel esempio di atleta. Comunque
è stato sanzionato con questo. Vediamo, Raul Giommetti viene incoraggiato dal pubblico aretino. Raul Giommetti ancora doppio errore e va Canino Provenza, vediamo il numero 32 e va su, vediamo, va! Provenzal. Scusate, Castelli, la tripla di Castelli che dalla sua posizione da quella posizione non fallisce, quindi si va al riposo 46-28, ormai in cantiere sicuramente, salvo imprevisti dell'ultimo secondo che ci sembrano poco probabili, ma la superiorità tecnica espressa dalle due formazioni in campo a dimostrazione che, nonostante le due sconfitte consecutive, chiaramente a Siena contro il Costone e in casa contro il Prato nell'ultimo turno, anche se a pochi minuti dal termine eravamo a due punti di distanza dai Lanieri, si è evidenziata in tutto il suo spessore contro la formazione empolese, in vantaggio di 15 lunghezze in questa fase, di 18 lunghezze addirittura, quindi 18 punti in 20 minuti effettivi di gioco, difficili strapparli e recuperarli. Noi ci prendiamo un attimo di riposo, ritorneremo nel secondo tempo, a tra poco. Tutto pronto qui al Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo per questo secondo tempo lungo che vede impegnati la Mesba. 20° turno di campionato, ne mancano 7 al termine. Sesa Empoli, vantaggio per la formazione di casa, 46-28, 18 punti di vantaggio. Ha messo una bella ipoteca la nostra formazione grazie ai punti realizzati da Cutini 13, Dolfi 6, Chirlisse 9 punti e 9 Castelli, 8 Provenza e 4 Giommetti, 2 Giommetti scusate. Quindi una bella ipoteca in questo turno che doveva essere vinto categoricamente. Ottimo Carlino Provenza, strappa il pallone, podà a Chirlisse, finta stratosferica, realizzazione, saluto dello Zar al pubblico aretino. Doppia cifra anche per Chirlisse. La mette dentro questa volta, è il numero 32 e vediamo, tecnicamente, stilisticamente non eccessivamente da ammirare, vediamo la spallata di Raul Giommetti. Chirlisse, vediamo, nonostante il fianco non va a rimbalzo, fermo sulla posizione, vediamo in mezzo a due. Taglia tutto il campo da Carlino Provenza, ancora in estensione, molto bene Matteo Cutini, recupera il pallone e poi da a Chirlisse, arresto, tiro, questa volta circumnaviga la retina interna e viene risputato dal canestro questo tiro che avrebbe fatto entusiasmare il pubblico aretino, intervenuto come sempre in maniera adeguatamente sufficiente per una serie cima dalle prospettive veramente più rose, dal futuro sicuramente per questo movimento particolarmente nel... vediamo, è Castelli che per primo arriva, è il numero 32 che... e la mette dentro, capitano di lungo corso, va in doppia cifra Castelli, 11 punti realizzati dal... uno dei più anziani, dall'esperto Claudio Castelli, che chiaramente fa da collante fra i giovani. Vediamo ancora una volta, si lamenta nei confronti del direttore di gara Claudio Castelli, questo numero 32, vediamo come questo numero 32 stilisticamente veramente ha molto da... e anche agonisticamente non ci sembra al top, vediamo come va a cercare
Carlino Provenza cerca di liberarsi. Carlino... non deve cercare lo scontro Carlino Provenza, deve lasciar fare questo numero 32. Non penso che possa fare eccessivamente danni, oppure vediamo, cerca di liberarsi. Smanaccia da tutte le parti il numero 30. Vediamo come cerchi di dare gomitate a Kirlis. L'abbiamo seguito per un po' di tempo questo numero 32. Non vorrei che diventasse pericoloso per i nostri atleti. Deve giocare come sa giocare, nessuno gli può insegnare niente dal punto di vista tecnico e stilistico, ma dal punto di vista comportamentale deve dare il meglio senza mai ostacolare irregolarmente gli altri o procurare danno fisico eccessivo, perché vediamo, lo seguiamo attentamente, anche se questa volta è Rao Giommetti in mezzo a due, perde il pallone improvvidamente e dà l'opportunità a Ghizzani. Vediamo ancora una volta per le terre Carlino Provenza va a recuperare un pallone e poi cerca di scambiarlo, transizione per i nostri ragazzi, per i nostri colori. Carlino va il ciclone a retino, Matteo Cutini blocco in attacco, pick and roll di Claudio Castelli, insuperabile oggi Matteo Cutini, di Frana addosso, si aiuta con la... vediamo Rao Giommetti, era il reverse di Rao Giommetti, pochi punti ma nel settore difensivo chiaramente Rao Giommetti non ha rivali, perlomeno nella partita di oggi non abbiamo lo score per vedere il responso delle... vediamo la gomitata, la spallata che ha subito l'atleta empolese da Raul Giommetti, è stato il numero 12 Pelucchini che ha subito l'irregolarità. Matteo Cutini cerca di impedire la visuale all'avversario, arresto e tiro corto, termina out questo tentativo velleitario di Gallicani. Si riparte 5:48 al termine, 53-30, vantaggio sale. Vediamo, ottimo Raul, ottimo Claudio Castelli, blocco in attacco di Rao Giommetti, finta maestosa di ancora con la 24 secondi, scade il tempo a disposizione di sferrare il tiro per realizzare a Raul Giommetti, 53-30, cambio possesso, il numero 32, lo spettacolo Mugnaini, ottimo questa realizzazione di Malventi. Carlino Provenzal seguito come un'ombra, vediamo, da Mugnaini. Vediamo, sotto gli occhi del direttore di gara non viene sanzionato questo vistosissimo fallo del numero 12 che esce Pelucchini, rilevato dal numero 3 Falaschi. Si riparte con la rimessa di Claudio Castelli. Va. Vediamo in due, pallone conteso, l'inerzia del gioco a nostro favore, per cui dovrà essere la formazione di casa in maglia bianco amaranto a rimettere in gioco questa azione, mentre Dolfi che lascia il posto, Claudio Castelli dopo la sua tripla che ha fatto vibrare l'animo degli aretini. Si incrociano le braccia del numero 7 con il Lorenzo Dolfi. 53-32, rimessa in gioco per la formazione locale. Lamesba, si allargano le maglie, finta il tiro, il bilancio all'avversario ma non è preciso nella conclusione. Kirlis Lorinas ora si aiuta con il braccio, il numero 7 Malventi, grande esperienza e
la mette dentro, nel 2 sul pallone alla meglio Giulio Bianchi. Vediamo ancora una volta il numero 32, il numero 32 praticamente ha poco da dire allo stile, cerca l'uomo da colpire e basta, sembra che è Dotti che gli passa da vicino, ma rischia di far, capisce tutto coach Simone Brotini, lo rileva prontamente, ma riceve il 5 dai propri compagni di gioco come se avesse salvato la patria il numero 32 Mugnaini, giocando più che altro con le mani, non sul pallone ma sul fisico degli avversari. Si riparte, ottimo questo no look che ha messo in velocità dalle retrovie, meritava migliore risultato, esce e fa il secondo tentativo Lorenzo Dolfi, si avvicina alla doppia cifra Lorenzo Dolfi, un acquisto sicuramente indovinato quello del presidente Mauro Castelli, che ha messo Efalaschi che supera la doppia cifra. Landi cerca e trova il pallone e la terra va a servire, vediamo un ritorno imperioso del tocco di Matteo Cutini, impedisce il passaggio, è forse uno strappo di Matteo Cutini, si tocca il dorso, c'è la panchina aretina, è tranquilla, 55-36, 19 punti di vantaggio, ma deve invertire la rotta che ha portato alla formazione biancorosso Sesa Empoli a 6 punti, un break di 6 punti, quindi deve sicuramente invertire, e lo fa Raul Giommetti a recuperare un pallone anticipando il lungo Falaschi, con naturalezza esplosiva Kirlis retrocede e va a Dolfi il pallone con il palmo della mano, ancora Dolfi a Kirlis, mamma mia, cercato un reverse in velocità eccellente sotto l'aspetto tecnico ma non preciso, disturbato dall'atleta che gli ha dato, dal numero 7 capitan Malventi, con la sua esperienza ha cercato di interrompere l'equilibrio dell'atleta costringendolo all'errore. Esce Matteo Cutini, non vorremmo che nel precedente, vediamo gli applausi al nostro grande atleta, al nostro grande cuor di leone, al nostro grande ciclone, va il primo di Kirlis, due su due, precisione balistica alla stessa stregua del nostro Carlino Provenzal, 6 su 6. Si va all'azione offensiva dei rossi di Empoli, e Balducci la mette dentro, 57-38, ormai sicuramente il risultato non è in discussione, cerca e va, alza la parabola del pallone Kirlis e porta a 16 il suo bagaglio numerico. Giulio è sulle orme del numero 20. Alla meglio la formazione. E va il numero 3 Falaschi con il tiro aggiuntivo, 59-38, cerca Simone Brotini di dare la spinta morale ai ragazzi, va precisione di Falaschi che aggiunge alla
al canestro, il tiro aggiuntivo. Kirlisse va, cerca di... Samuele Gramaccia, ostacolato da Balducci, non può far altro che perdere il possesso di palla. Si va nella metà campo a retina con la formazione in maglia bianco-rossa dell'Empoli. È liberissimo Landi, cerca la bomba che non arriva, da Lorenzo Dolfi afferra con sicurezza, vediamo Raul Giommetti ostacolato. Gramaccia questa volta non cerca, va per le terre Lorenzo Dolfi. Gramaccia commette fallo sul portatore di palla Landi, in bonus ancora la formazione di casa contro i falli in squadra, contro i quattro degli avversari. Mentre esce Kiblis, gli subentra il numero 15, il giovanissimo Fascetto. Fascetto che ha già esordito con la formazione, con la Serie C, proveniente dalle giovanili, valorizzato dal nostro tecnico Omar Serravalli. Ancora possesso del numero 4 Gallicani per Landi là a Ghizzani, cerca reverse che non arriva, va volato, tocca Fascetto il primo pallone con l'applauditissimo il giovane Aretino. Arriva con un treno dalle retrovie Lorenzo Dolfi, fa girare il pallone, Fascetto recupera molto bene, poi distribuisce per Samuele Gramaccia, il pallone disturbato dall'intervento di Ghizzani, termina out per la rimessa, mentre chiede la sospensione il coach della formazione aretina Omar Serravalli con la sua lavagnetta per dare ordini particolari ai propri ragazzi per cercare di portare a compimento un'impresa sicuramente non, ma dal punto di vista dell'atteggiamento, due punti importantissimi dopo due debacle, due scontri praticamente con il Costone Siena a Siena, dove eravamo praticamente a tre punti di vantaggio quando mancavano pochi secondi dal termine, sconfitti di tre punti, una sconfitta cosciente contro una rivale di sempre, rivale sportivamente parlando, e poi la sconfitta casalinga con la Sibe Prato, una sconfitta che entrambe le sconfitte erano preventivate dalla società e da coach Serravalli, in quanto formazioni lanciate per la fase finale di questo campionato che sarà disputata ai play-off con le otto formazioni vincenti e a sei turni dal termine di questo campionato di Serie C Silver, sicuramente la formazione aretina è lanciata per le posizioni apicali in cerca della miglior griglia. Ottimo, lascia sfuggire il pallone Dolfi da dietro, finte Giulio Bianchi, e poi da dietro ancora Dolfi dalla lunga distanza sulla sirena, arriva Simone Samuele Gramaccia, si contende la sfera con Giulio Bianchi, Samuele Gramaccia non va, cerca insistentemente Fascetto il pallone che Balducci chiama gli schemi, non trova i compagni, vediamo allineati dentro il semicerchio gli atleti a zona, sta per terminare il tempo a disposizione e non va al rimbalzo, alla meglio Lorenzo Dolfi, ma suona la sirena e 59-41, ormai possiamo 18 lunghezze di vantaggio, sono una cifra più che esauriente per cercare di portare a compimento in proprio favore questo 20° turno di campionato. Noi ci prendiamo un attimo di riposo, a tra poco. Tutto pronto qui, è arrivato il nostro operatore
a sollecitare l'inizio di questo quarto ed ultimo parziale, ultimi 10 minuti, che salvo imprevisti ormai possiamo dire di vedere uno spettacolo di realizzazioni contro una formazione che non ha e va, realizza Samuele Gramaccia i primi 2 punti e poi il tiro aggiuntivo. Dicevamo, una formazione decima in classifica generale con 14 punti, ma ha vinto con il costo di Siena 71-71. Realizzato anche il tiro aggiuntivo Gramaccia e poi ha conquistato, ha spodestato Empoli 89-87 questa formazione, quindi due temibili concorrenti per la fase finale dei playoff. Rientrato in campo il numero 32 Mugnaini. Mugnaini cede a Balducci il pallone che in linea orizzontale appoggia Pelucchini, cerca dalla lunga distanza, rimbalzo e Giulio, ancora numero 32, vediamo quanti falli ha fatto questo atleta, ha scomposto nella sua 4 falli, quindi il prossimo dovrà dire addio. Vediamo come la sua impostazione, chiaramente il suo fisico non lo aiuta sicuramente, ma d'altra parte non può appellarsi ai arresti. Tiro di Matteo Cutini, ritornato dopo un massaggio del fisioterapista dottor Simone Marracini, il nostro meccanico della muscolatura. Vediamo come a mo' di torello il numero 32 Mugnaini si propone a difesa della propria metà campo, toccato Matteo, supera tutti in velocità, poi da generosissimo Matteo Cutini, da Giulio Bianchi l'opportunità di togliere lo zero dalla sua casellina anche a Giulio Bianchi. Una formazione questa che, nonostante le 2 sconfitte patite, ha messo in evidenza una amalgama generale, la dimostrazione di attaccamento alla squadra, e che ora si appresta a invertire la rotta anche in classifica generale dopo 2 sconfitte cocenti ma non umilianti assolutamente, a riprendere la rotta della vittoria con una formazione chiaramente in disarmo dal nostro punto di vista, ma che ha vinto ben 2 partite consecutive contro il Costone Siena e contro il Pontedera, espugnando proprio Pontedera. Quindi una squadra che oggi ha dimostrato poco, o forse ha dimostrato troppo, la nostra formazione troppo forte per la formazione biancorossa empolese, e auguriamo noi le migliori fortune. Chiaramente non è che scivola nel parquet il numero 32, cerca l'attenzione dei 2 arbitri, ritorna, vola alto, è alla meglio questa volta il numero 6 Balducci, allarga sulla destra Mugnaini, Pelucchini, Gallicani sotto canestro, sbilanciato Gallicani, e quindi sarà sicuramente una rimessa dalla lunetta, una trasformazione, 2 tiri liberi per Gallicani. Non va il primo, non va neanche il secondo. Camillo Provenzal carica il suo sinistro e poi mette, vediamo i 2 valdarnesi, Lorenzo Dolfi e Giulio Bianchi, le 2 colonne aretine unitamente al resto del roster. Cerca Samuele, eccessivamente
fallo antisportivo di Samuele Gramaccia, che va a scusarsi prontamente con il suo avversario, con Ghizzani. 66-41 sale il vantaggio a 25 punti dei nostri ragazzi quando mancano 7 minuti e 57 al termine. Alza la parabola Ghizzani. Non va il secondo. Esce Gallicani, gli applausi sono tutti per Lorenzo Dolfi, rientra il Chirlisse Laurinas, applausi meritatissimi anche per Giulio Bianchi, e sono i ragazzi a prendere le redini di questa partita, e va, la mette dentro il numero 15, da 2 Ghizzani, recupera mentre viene inserito in campo, non va, rimbalzo, è la volta di ancora Ghizzani, finta, si incrociano le braccia del numero 32 Mugnaini con Vannini. Vannini è entrato recentemente per provare l'emozione, per far assaporare il profumo del parquet. Omar Serravalli ha inserito un altro giovane dopo Baracchi, Fascetto, Bichi. Questo reverse di Ghizzani, Carlino Provenzal, bel servizio per Matteo Cutini, ma troppo corto, e quindi sarà la formazione biancorossa che cerca la zampata finale per rendere meno amaro e meno umiliante questo turno che la vede soccombere di 20 punti qui ad Arezzo. Va, carica il mancino Vannini, ottima la sua, servizio eccellente, va in alto Ghizzani, manda Mugnaini in avanti per Balducci e Matteo Cutini. Per le terre è stato toccato duramente, ancorché involontariamente, da Ghizzani, che va a scusarsi prontamente. La manata che è andata a finire sul volto di Matteo Cutini, sicuramente involontaria. Ancora vanno a scambiarsi il 5 i due atleti. Chirlisse, 16 punti realizzati da Chirlisse, top score di questo 15 Cutini. Vediamo, carica il sinistro Matteo Cutini, non gli dà la necessaria forza per arrivare. Vediamo questa volta, allora, il numero 15, è la seconda volta, con prima con Matteo Cutini e ora con Kirlis. Laurinas si sono toccati veramente, e vediamo Roggio, vediamo quel numero 15, a questo punto qui deve cercare di tranquillizzarsi, perché non, vediamo. Prima e vediamo, contrastato dal irregolarmente è il numero 15 che è stato favorito da questo intervento arbitrale del primo arbitro Marabotto Francesco. Non va il primo tentativo, pubblico che cerca di innervosire
l'atleta numero 15, non danno il secondo, e il pubblico che gioisce, che chiaramente ha visto questo numero 15 esaltarsi soltanto quando è andata a cercare prima Kirlis e poi... Solo lui! Non è possibile, non è possibile, Vannini, Vannini la realizzazione, pensavo che fosse Kirlis. Una realizzazione da tre veramente da di alto spessore, no assolutamente, Vannini, ancora Vannini in mezzo a due, Vannini stratosferico, questa volta è il 7 che ha commesso fallo, falli di frustrazione notevoli e prolungati degli atleti in maglia rossa, chiaramente non ci stanno a non solo a perdere, ma a perdere, stanno perdendo la concentrazione necessaria alla testa più che altro, perché è un incontro dove Arezzo è sempre stato davanti 22-16, 46-28, 59-41, dove il vantaggio non si è assottigliato ma si è aumentato a dismisura, 59-46, non puoi pretendere di realizzare 20 punti asfaltando gli avversari. Cardino Provenza, e deve ormai continuare Provenza al Cardino, 8 su 8. Ha superato i... vediamo ancora, ottimo questo numero 18, che 19 che ha realizzato Berti, ha mosso la classifica 71-49. Kirlis, elegante il suo stile ancora una volta, Kirlis, tre triple di Kirlis portano a 74-49, 25 lunghezze di vantaggio. E chiaramente poca sostanza da parte della Sesa Empoli, che ha fatto nel primo tempo intravedere qualcosa di diverso, cercando di trovare punti per l'anemica classifica generale in questo parquet, missione compiuta dai ragazzi aretini. Si riparte dalla rimessa in gioco quando mancano 4 minuti e 28, 74-49. Mastica amaro la panchina di coach Simone Protini, ma contro una formazione del genere. Vediamo con quanto entusiasmo lo stesso Kirlis vada a difendere questo possesso nelle orme dell'avversario. Ancora un fallo di Cardino Provenzal contro il numero 15, Ghizzani. Vediamo se saprà far meglio. E ancora il pubblico cerca. Soltanto 1 su 5, Ghizzani. Punti realizzati dai tiri liberi. 4 minuti al termine. Matteo Cutini gira molto bene per il numero 11. Commette fallo, e va, quinto fallo del numero 32, Mugnaini, se ne va con i fischi del, si dispera Mugnaini, ma a volte anche il comportamento dei compagni di gioco dovrebbero aiutare il giovane atleta. È il numero 91, è il numero 11, scusate, è Bichi,
Non va, 1-2 Lorenzino, il nostro Bichi, capitano in pectore, anche se capitano di lungo corso chiaramente il nostro Claudio Castelli, che anche oggi ha realizzato qualcosa come 11 punti. La mette dentro Berti. Vediamo, grande personalità di questo giovane Bichi. Bichi in mezzo a due, Bichi in mezzo a due. Certo. Questa volta ha perso. Ha perso nonostante il ritorno di Carlino Provenzal, il numero 28 Landi. Va Matteo Cutini. Matteo Cutini, 15 i suoi punti, 19 quelli di Kirlis, quindi non può arrivare, ma comunque in seconda posizione il nostro grande ciclone e va dentro. Va 3-3, vediamo se si avvicinerà al top score di questa partita. 3 minuti e 20 da giocare, 2-2 Matteo. Erao Giommetti, il suo compito portato a termine con grande diligenza. E con grande determinazione. Questa volta è il numero 5 che Malcuori si libera della marcatura e va a canestro. Carlino Provenza carica al sinistro, transizione, supera metà campo. Vediamo Matteo Curini come franco bollato dal diretto avversario, dal numero 5 Malcuori. Malcuori si sgancia da Matteo Curini e questa volta ha peccato di ingenuità. Bichi cerca la bomba che non arriva. Carlino Provenza si libera molto bene, eccolo, ecco Kirlis, ritorna dentro e poi va e riceve la spinta che non lo impensierisce minimamente. 21 realizzazioni di Kirlis, rotazione perfetta, cerca, non va a rimbalzo. Kirlis fa vedere il pallone al numero 15 Ghizzani e poi lo lancia metodicamente al suo compagno di gioco. Kirlis aspetta, Carlino Provenza va dentro giusto questa volta Ghizzani. Undici punti di Ghizzani più tiro aggiuntivo ed ora a due minuti al termine, 79-56, 23 punti di vantaggio. Chiaramente l'incontro è vinto e quindi non poteva fare di meglio la formazione di casa, che ha giocato veramente concentrata i primi due quarti, 22-16, 46-28, poi è venuta fuori la sua esplosiva fase realizzativa con particolarmente Kirlis, lo zar lituano e il ciclone aretino Matteo Cutini. 21-17 lunghezze realizzate da 21 da Kirlis e 17 da Matteo hanno praticamente frastornato le velleitarie resistenze dei biancorossi empolesi, riducendoli a... Va il tiro aggiuntivo di Ghizzani. Esce Ghizzani, fa qualche contestazione del pubblico, veramente troppi falli. La magica sorpresa di questo turno è Vannini, Matteo Cutini.
ovviamente sono falli di frustrazione che gli atleti biancorossi eccellono in questa fase di gioco, ma vediamo prontamente il 5 che viene e ci sorprende questa Carlino Provenza, carica il suo, va a cercare in cielo il pallone il numero 91 Vannini, che è veramente una sorpresa non soltanto in fase realizzativa ma anche questa volta giusto, la carica di Vannini irregolare concede a Falaschi i due tiri dalla lunetta quando manca 1 minuto e 25, ormai 79 a 59, 20 lunghezze di vantaggio, era un risultato che avremmo sottoscritto all'inizio della partita, conquistato veramente in maniera oltremodo positiva dai nostri ragazzi che venivano da due sconfitte peraltro contrastate fino agli ultimi secondi, particolarmente con il Costone Siena a Siena e con il Prato qui al magico Palasport Estra di Arezzo, dove a pochi minuti dal termine la formazione di coach Omar Serravalli aveva cercato di raggiungere a due lunghezze 59 a 61 dal termine, una reazione che è stata successivamente neutralizzata. Non va il primo tentativo di Falaschi, va il secondo, in avanti, in mezzo a 4, non ce la fa Vannini, non ce la fa, cerca di recuperare Vannini ma sotto mano, ottimo Falaschi, 17, 1 minuto. Vediamo la personalità di Bichi, abbiamo visto anche in precedenza la personalità di Bichi che ha realizzato un punto dai tiri liberi ed ora vediamo altri due all'opportunità di aumentare il proprio vediamo il primo con sicurezza Bichi. E 2 su 2, veramente sicurezza, tiro di precisione balistica eccelsa di questo giovanissimo, ottimo, da 3, numero 19, Berti nel DNA c'ha la tripla, la seconda tripla che va, termina out, è stato anticipato Vannini. È frenata addosso Falaschi. Ci meraviglia la sicurezza dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Vediamo la rapidità nei movimenti, la velocità e senza alcun timore reverenziale con atleti che hanno Matteo Cutini, peccato, peccato, avrebbe coronato un bel punteggio, 17 secondi al termine, 15 al termine, siamo alla fine, blocco in attacco del numero 11 e la mette dentro il numero 28 Landi. 81-65, un vantaggio enorme, 21 i punti realizzati da Kirlis, 17 quelli di Cutini, 8 da Dolfi,
11 Castelli, 10 Provenzal, 4 Giommetti, 3 Vannini. Vannini ci ha veramente entusiasmato la sua tripla, ma ci ha altresì convinta la prestazione di Fascetto e di Bichi. Una formazione che ha non soltanto gente esperta, ma c'ha un contorno di giovani carichi di entusiasmo e di tecnica personale veramente ad alto livello. Auguriamo a questi ragazzi un avvenire pieno di soddisfazioni. Mentre il saluto dei nostri ragazzi, saluti per il pubblico entusiasta e numeroso come sempre. Ancora una, mentre mesto il saluto degli empolesi che escono battuti dal Palasport Estra Mario Draga di Arezzo per 81-65. Prima di cedere la linea alla regia sentiremo dalla viva voce dei diretti protagonisti sensazione commenti a caldo, a tra poco. Un gradito ritorno nelle nostre gradinate di questo magico Palasport Estra Mario D'Agata. Igor Goldoni, un grande ritorno di un grande atleta che ha contribuito alla realizzazione della vittoria del campionato di Serie D, quindi passaggio alla Serie C, con le sue performance, con la sua altezza, con la sua statura. Allora Igor, una bella presenza la tua qui, un'importante presenza. Che ricordi hai di Arezzo, di questa squadra, e se ancora vivi ad Arezzo oppure se hai lasciato la nostra città per altri lidi? Allora no, non vivo più ad Arezzo, io sono di Modena, vivo a Parma e ho fatto 3 anni ad Arezzo, dove per la mia carriera sono stati 3 anni indimenticabili, perché abbiamo fatto 2 anni, un anno playoff, un anno abbiamo vinto dalla C1 alla B2 e l'anno di B2 abbiamo fatto i playoff, dopo siamo stati eliminati e quindi pazienza. Però a parte il discorso delle vittorie ho conosciuto degli amici a cui sono molto affezionato e infatti oggi sono venuto a trovarli, sì. La differenza di gioco degli anni 2000-2005, degli anni in cui eri presente qui ad Arezzo, e la differenza del gioco odierno? O che squadra hai trovato ora rispetto a... Allora, ho trovato una squadra che piace molto fare del contropiede primario e della transizione, che è quindi una squadra che corrono. In più, in difesa, sono molto atletici, ho visto anche dei raddoppi con il lungo su pick and roll, quindi una squadra che le squadre avversarie faranno molta fatica ad attaccare. Rispetto a noi, quando eravamo nel 2005, era un basket un pochino, noi eravamo in C1, magari un po' più tecnico rispetto a questo qua. Comunque un ottimo basket, mi piace, le squadre che corrono. Finalmente torna il sorriso sul nostro coach Omar Serravalli, ha ritrovato la vittoria, che può sembrare una cosa semplice, ma inizialmente poteva anche destare delle preoccupazioni enormi il fatto di avere una squadra, diciamo così, così cattiva come è stata, cattiva nel senso buono e non cattiva, diciamo così, sportivamente parlando. E quindi Omar ha una prestazione più che sufficiente dei nostri ragazzi, non soltanto dei più anziani ma anche dei nostri giovani, e il numero 91 Vannini è stato la dimostrazione lapalissiana di quello che vuole Omar Settimelli. Omar Serravalli. Ma sì, siamo tornati alla vittoria dopo due sconfitte contro, dal mio punto di vista, un'ottima squadra messa bene in campo che ha pressato per 40 minuti e con giocatori esperti come Ghizzani, come Malventi. E niente, siamo stati bravi, siamo stati, perché indubbiamente la classifica è un po' bugiarda, non penso che Empoli si meriti la classifica che ha. Venendo a noi, sì, molto bene, perché siamo andati all'intervallo subendo 28 punti, subendo e niente, con una buona difesa. E niente, faccio complimenti ai ragazzi, perché non venivamo da un periodo facile tra caviglie, tra schiene, tra infortuni e virus e compagnia bella. Siamo stati nelle ultime settimane siamo andati un po' a rilento. Comunque bene, bene così, avanti. Ora domenica prossima ci aspetta il derby, ci aspetta con un'altra squadra buona, che hanno aggiunto la settimana scorsa un giocatore, e niente, continuiamo il percorso, andiamo avanti e niente, vediamo un po' che cosa ci riserva la classifica, perché comunque questa settimana era un turno importante, perché comunque c'erano 3 scontri diretti
di squadre che erano a pari nostro in classifica o due punti avanti, quindi per cui tre per forza hanno perso. E ora niente, scopriamo un po' la nuova classifica di questa settimana e vediamo cosa succede. Questa sconfitta da cosa è stata determinata eventualmente? No, prima di tutto abbiamo trovato un Arezzo molto intenso con una bella squadra, c'è un quintetto forte, c'è giocatori fisici sotto, c'è esterni bravi, tiratori da tre, si buttano dentro uno contro uno, è una squadra molto preparata. Noi siamo partiti un po' piano, diciamo, nel secondo tempo si è provato un po' a metterci anche noi un po' di fisico e abbiamo ottenuto un risultato, cioè quello di non mollare. La squadra mia è una squadra giovane, sì, siamo in fondo, però siamo una squadra che oggi aveva 6.000. È una seconda squadra, perché noi siamo la seconda squadra di Use Basket. E niente, io diciamo non sono tanto contento per l'approccio iniziale dei ragazzi, però poi dopo non abbiamo mollato un centimetro, abbiamo lottato punto a punto. Allora, Vannini, cosa si prova a sentire il pubblico aretino applaudire e chiamare il tuo nome? Beh, indubbiamente è bello più che altro giocare in questo gruppo in cui già mi alleno da un po' di tempo e entrare con sicurezza è una cosa su cui si lavora in allenamento, quindi niente, è stata una bella sensazione. Ecco, l'emozione, si prova l'emozione, ma giocare accanto a campioni come ci sono in squadra, aretini e non, diciamo così, cosa si apprende da giovani come voi siete e integrarvi in un gruppo di campioni veramente, perché campioni sono i nostri ragazzi? Vabbè sì, si apprendono un sacco di cose, soprattutto per tante cose sull'atteggiamento, come stare in campo, come stasera o anche solo trovare, ritagliarsi uno spazio in campo in pochi minuti, comunque è una cosa importante da imparare. Allora Marco, una bella partita, la tua, una bella presenza come sempre, del resto che sensazione si prova qui davanti al pubblico, qui nei gradoni del Palasport Estero? Beh, ovviamente è sempre bello entrare in campo per la nostra prima squadra, perché da ragazzo, da bambino li ho sempre visti giocare, ora poter giocare con loro è veramente bellissimo. Quest'anno è un campionato, diciamo così, è un campionato spartiacque, nel senso bisogna arrivare in tutte le maniere a conquistare qualcosa di grosso, perché vi è stato messo a disposizione dalla società un ambiente, personaggi e anche atleti importanti, perché cosa si impara da atleti del calibro di Kirlis, di Lorenzo e di Matteo Cutini che hai visto tante volte, sì, qui sì, nel nostro palazzetto? Beh, certamente loro ci aiutano molto sia dal punto di vista del carattere, come ha detto Pietro, ma spesso ci danno anche dei consigli tecnici e più che altro tattici per interpretare le azioni e la partita. Massimo Lanucci, vicepresidente di questa magica società che sta riprendendo la posizione di classifica che compete maggiormente, chiaramente oggi ha vinto, allora viene il sorriso di Massimo Lanucci, e quando invece perde c'è Mauro Castelli che tocca a lui. Quindi no, Massimo, a parte gli scherzi, ma cominciamo a vedere veramente delle belle giocate, delle cose che non abbiamo mai visto nel nostro terreno di gioco. Diciamo, Carlo, che abbiamo riacquisito un pochino di serenità, un pochino di tranquillità e un po' più di coscienza sui propri mezzi, perché si era un po' perso quel divertimento di giocare e di stupire un po' chi è nei gradoni di questo Palasport. Adesso credo che abbiamo innestato la marcia giusta. E i ragazzi hanno voglia di tornare a essere protagonisti, di far divertire il pubblico e di divertirsi anche loro stessi, ecco, insomma. Allora, parlato della prima squadra in senso esaustivo, in quanto siamo in attesa di vedere quale sarà la nostra griglia di posizione nei playoff, io direi di dare una panoramica generale del nostro vivaio, che è intenso, è numeroso, è presente in tutti i settori
e con i risultati più che positivi, Massimo. Quindi non c'è soltanto da vedere una prima squadra che è l'iceberg, è la faccia esterna di questa disciplina sportiva, ma c'è il vivaio che praticamente rappresenta il fulcro centrale di questa. Ma senza ombra di dubbio, Carlo, stamani mattina abbiamo assistito in questo palazzetto a una partita dell'Under 18 veramente fantastica con Galli, dove sembra un'eresia dirlo, però siamo riusciti a dargli qualcosa come 35 punti, è una cosa incredibile. La volontà, la voglia, la grinta di avere la supremazia, è una squadra quella che va seguita perché fa divertire veramente. L'Under 20 è prima solitaria in vetta alla classifica con 4 punti sulla seconda, che poi, considerando che la seconda negli scontri diretti le ha perse tutte e due, per cui diciamo che siamo a un quasi 6 punti di distacco. L'Under 16 sta viaggiando come un treno su 2 rotaie dritte dritte, per cui diciamo che tutto il movimento e gli under stanno facendo delle grandissime cose. La nostra società in questo momento è orgogliosa. Noi auguriamo al nostro pubblico di essersi divertito in questa partita e l'aspettiamo alla prossima settimana con le formazioni della Scuola Basket Arezzo. Arrivederci a tutti.